È arrivato in Italia Mohamed Galul, il 29enne indagato per l'omicidio di Alice Neri, trovata morta in un'auto carbonizzata nelle campagne di Concordia il 18 novembre scorso. Ecco il momento in cui ieri viene trasferito nel carcere di Modena. Non sono scappato. Lo ribadisce ancora con forza Mohamed, ma per chi indaga è lui il principale sospettato. Mohamed sembra sparire dalla circolazione proprio il giorno dopo il delitto di Alice. Con lui sparisce anche la moglie, come racconta Valentina, la vicina di casa. Sono spariti sia loro che l'altra coppia di amici, e c'era anche un cane. Non so se erano amici, se erano parenti. Ho visti che passavano di fianco a camera mia, lei con la solita borsetta, lui senza nulla. Nessuna valigia, solo una borsa ed un'altra coppia. Cosa ci facevano con Galul? Erano complici? Lo aiutavano a mettere in atto il suo piano di fuga? Mohamed e sua moglie lasciano insieme la loro casa. Di Mohamed si perdono le tracce. Nessuno più lo vede, come svanito nel nulla. Ma non smette di contattare la moglie, si danno appuntamento a Milano. Lui, nascosto in un angolo della stazione, al telefono le dice come trovarlo. Vieni, dove sei? Stazione. Dove stazione? Vieni dalla polizia, la vedi? No, sono ancora dentro, non sono ancora uscita. Vieni, vieni. Da quel momento il telefono di Mohamed viene disattivato, a differenza di quello della moglie. Ed è proprio quel cellulare che permette agli inquirenti di rintracciarli. I due si spostano prima verso Monza, poi Como, poi attraversano il confine e arrivano in Svizzera. Mohamed e la moglie sempre insieme. Ma lei quanto sa di ciò che è successo? Perché in una telefonata lo rassicura dicendo: «Dirò che eravamo insieme». Se non sono scappati, perché i due si separano di nuovo? Il 29enne verrà fermato al confine tra Francia e Svizzera da solo. Ora è arrivato in Italia, interrogato dagli inquirenti. Tante le domande, tanti i dubbi. Quanto si avvicina la verità per Alice?